è innegabile che dentro di me provo tantissima emozione, tantissima, che non riesco neanche poi a far finta che ci sia, perché io passavo 25 anni della mia vita qui dentro. Questo centro sportivo l'ho visto veramente nascere, l'ho visto crescere, l'ho visto veramente realizzarsi, quindi mi passa talmente tante cose dentro, tante emozioni dentro, che in questo momento fa fatica un po' a non essere retorico e tutto il resto, che è una cosa che mi dispiace, perché io la odio, la retorica, la odio tutto questo, però la realtà è questa. Ho fatto solamente per salutare tutti, per ringraziarvi tutti, perché se l'Empoli ha fatto degli errori, ma ha fatto anche cose straordinarie, perché è fatto da uomini straordinari, che vanno dal magazziniere alle segretarie, ai pulministi, a tutti quelli che comunque sia hanno la fortuna di lavorare in questa grande società. Quindi il mio è veramente un ringraziamento, ma non tanto a quelli che magari hanno un po' di luce e quindi poi insomma è facile ringraziarli, a tutte quelle persone che hanno sentito a questa società di attraversare anche dei momenti difficili, ma di fare anche grandi cose. Ora si vive un momento con una ferita grossa, io ce l'ho, una ferita devastante, però è anche vero che questa è una società che può avere un futuro importante, e di questo sono orgoglioso, perché le ferite a volte ci sono, nello sport si fa anche degli errori grossi, però quando c'è le condizioni di potersi rialzare e ripartire, si può, ecco, dagli errori fare cose importanti. Siccome questa società ora è in condizione di potersi tranquillamente ripartire, perché è sana, forte e ha prospettiva, anche nella possibilità di fare lo stadio, la possibilità di finire il centro sportivo, economicamente forte, quindi ha tutto per avere un futuro importante. Io questo glielo auguro a tutti, dal presidente all'ultimo delle persone che ci lavorano, perché non posso lasciare l'Empoli, perché umanamente è impossibile, quindi a livello di sensazione e di emozioni non lo potrò mai lasciare. Posso solo fare il tifoso, cercherò di farlo senza fare polemiche, ma mettendoci quello che posso, sperando che questa squadra ci ritorni a dare emozione e ci ritorni a far gioire. Questo era un po' il succo del discorso. Cosa non ha funzionato quest'anno, Marcello? Cosa funzionava? Quest'anno non ha funzionato niente, perché siamo retrocessi in un modo clamoroso. Uno dei motivi per cui poi è finita così, ed è giusto che sia finita così anche nei miei confronti, è questo, perché l'annata così è anche difficilmente spiegabile, perché siamo retrocessi nell'annata forse dove era anche più semplice, fra virgolette, salvarsi, e ci siamo arrivati in fondo con mille paure, con mille problemi, con una squadra che non aveva più la forza di reagire. Quindi questa è una colpa grossissima, da che va da parte del vertice della società, che ero io, perché non ha saputo fare quello che negli altri anni eravamo riusciti a fare, a far sì che questa squadra andasse a cercare un sogno, andasse a cercare qualcosa di straordinario. Noi quest'anno non ci siamo riusciti, e quindi cosa ti devo dire? Ha funzionato pochissimo, e se siamo retrocessi è solo esclusivamente colpa nostra, anche merito del Crotone, ma non per sminuire quella fatta di Crotone, perché poi al di là del rammarico di essere salvato, vanno veramente elogiati per quello che ci hanno messo. Ecco, avessimo avuto noi il 20% dello spirito che avevano loro, secondo me la possibilità di salvarsi era concreta. Quindi questo non c'è stato, e non posso non sentirmi responsabile, perché io, che vivo molto di queste cose, quando mi rendo conto che la squadra non ha la forza di poter cambiare una situazione, in una situazione anche abbastanza facile da cambiare, perché poi è vero, il Palermo ha fatto una partita seria, ma non mi sembravano neanche questi assatanati, ma perché non avevamo più motivazione, noi non riuscivamo a fare quello che era il minimo indispensabile, vuol dire che è stata un'annata gestita male. Secondo te la squadra ha dato il massimo che poteva dare? Se non l'ha dato, perché non c'è stato da parte vostra, anche dall'allenatore, quel qualcosa in più, visto che comunque sono anche persone di forte personalità? E poi ti chiedo anche, Marcello, quanto nella stagione ha influito il mercato, le scelte di mercato? No, io sul mercato non... Trovare alibi ora è stupido, perché poi fondamentalmente... Ma le scelte di mercato possono aver influito all'inizio, perché abbiamo sbagliato all'inizio, abbiamo puntato molto sul discorso di Alberto Gilardino, e sbagliando noi forse non era il giocatore adatto per poterci dare quella scintilla, ma non perché il ragazzo è un ragazzo splendido, ma perché tecnicamente
non era il giocatore che ci serviva anche lì, quindi è stato fatto un errore. Poi il mercato di gennaio no, perché poi Riccardo non aveva fatto niente, è troppo facile era dire non si doveva vendere Saponara, roba del genere. Questo non l'accetto, perché poi anche lui ha le sue responsabilità, perché nel giorno d'andata non aveva fatto poco niente, e anzi ci aveva quasi dimostrato un atteggiamento che ormai per lui questa situazione era finita, quindi rimpiangere quello è da stupidi, non è quello. Se poi mi dici che la squadra ha dato tutto, secondo me sì. Se il tutto della squadra era poco, ti dico sì, è tutto vero. Poi se si può continuare, io mi posso anche così figgere su un palo e dire frustatemi, ragazzi, io più che ammettere certe cose, ma lo fa, credetemi, io domani faccio un'altra vita, faccio un'altra cosa, la vita è bella, quindi ci avrò davanti a me tante altre delusioni, tante altre spero soddisfazioni, quindi non è problema. Posso stare qui a dirvi due barzellette, vado via, poi a me, cioè fondamentalmente, se guardate bene, io ti dico la verità, se ho fatto un errore, forse l'ho fatto quello di non andare via l'anno scorso, perché se mi dici se qualche cosina non era più come prima, ti dico forse sì, perché anche, ma anche perché è fisiologico, dopo 25 anni si sta insieme, si lete anche io la moglie, si lete anche io i figlioli, quindi è vero. E l'anno scorso era la cosa più facile, che ti eri salvato alla grande, nonostante Sarri, c'era quella voglia di mostrare a tutti che non era solo Sarri, l'Empoli, ma l'Empoli c'era anche qualche cos'altro, ci eravamo riusciti in modo straordinario. Lasciare ora è da stupidi, perché poi lasci una recessione senza averci una squadra dietro, quindi non è che non lo fa neanche più opportunismo o perché lo fa perché poi quando ti rendi conto che la storia è finita devi essere sereno e prendere la decisione. Poi si può anche stare qui tutti i giorni a dire sei sbagliato, siamo stati stupidi, siamo stati fatti tanti errori, perché se no si poteva retrocedere come siamo retrocedi, perché l'Empoli può retrocedere, ci mancherebbe altro. Pensate giocare in Serie A e non retrocedere vuol dire presuntuosi. Siamo retrocessi male, perché poi avevamo tutte le condizioni per potersi salvare, perché poi avevamo un calendario ottimo, avevamo tutto per potersi salvare, non ce l'abbiamo fatta, e quindi è impossibile non prendersi ognuno di noi le nostre responsabilità. Io avevo la responsabilità di stare un po' più alto degli altri, e quindi è giusto che io prenda atto di questo. Ho parlato col presidente serenamente, ma ero già partito da casa convinto di lasciare, perché le energie ce n'avevo poche, bisognava che il presidente facesse qualcosa per convincermi, quando mi sono reso conto che non faceva niente per convincere, anzi anche da parte sua giustamente c'era quasi la volontà, ma c'era un rispetto quasi di dire ho detto Fabrizio, guarda, rimaniamo in grandi rapporti, io sono a disposizione se hai bisogno per qualsiasi cosa, fino a che ho giugno c'ho il contratto, io ti posso solo ringraziare, però è giusto finirla qui senza polemica, non sentirete mai uscire una polemica da parte mia nei confronti della società, del presidente, perché sarebbe da sciocchi e da stupidi. Però se mi dici che qualcosa c'è stato, io sì, questa è la realtà, non posso neanche nascondermi dietro a delle cose, perché la squadra è arrivata in condizioni che non sono condizioni giuste per una squadra che fa sport, per una squadra che va a giocarsi, ti ripeto, qualcosa di straordinario. A noi invece di entrarci l'entusiasmo c'è entrata la paura, e la realtà è questa, perché i ragazzi non l'hanno mica fatto apposta, l'hanno fatto perché non avevano più dentro di sé quell'energia per poter fare qualcosa di straordinario, e questo ha comportato anche una ferita. Poi se vi dico quello che penso, siccome vi ritorno a dire, io se ci volete credere ci credete, se no sto bene uguale e mangio uguale, domattina faccio una bella colazione e poi domani un pollo tutto il giorno lo mangio, vi dico, per far sì che questa società rimanga e torni, la ferita va levata. Io da parte, ma lo dico perché ti ripeto, non ci sono più dentro, siccome c'è una ferita grossa, e se non si ritrova qui dentro quell'ambiente, quella da parte di tutti, dai giornalisti, dai tifosi, dalla società, quell'ambiente straordinario che è sempre stato Empoli, dove tutti si respirava qualcosa di bello, di un'energia positiva, e si azzera e si resetta, va solo a discapito della squadra e della società, e a quel punto anche dei tifosi. Quindi io ai tifosi dico, prendetela come, io penso che uno fa il tifoso sia come la squadra sia come un figlio, perché io tante volte si ragiona, io è più facile cambiare 3 o 4 volte la moglie che la società per cui si tifa. Di solito funziona così, se uno nasce per il Milan, nasce per l'Empoli, nasce per la Juve, di solito difficilmente
magari, ti ripeto, è più facile che uno possa cambiare moglie, e succede molto spesso e tutto il resto. Cosa vuol dire? Che la società è la squadra è un qualcosa che va al di là, è un sentimento che poi c'è dentro. Allora dico, fate finta che questo Empoli è come un figlio che ha fatto una bischerata, o per capirsi meglio una cazzata grossa, che te l'aspetta a casa, ti incavoli come una bestia, gli dai anche una bella pedata nel culo, però dopo 3 giorni non può non volergli bene, perché poi la realtà è questa: tuo figlio, se può fare la più grande bischerata di questo mondo, ti fa anche incazzare, ma poi dopo 3 giorni e deve andare lì e gli devi voler bene. Quindi ecco, io dico, incazzatevi, fate tutto, ma dobbiamo cercare di voler bene a questa squadra, perché davanti a sé, e questa è la cosa più bella di tutto questo quadro, secondo me una società che ha un aspetto economico ottimo, di livello alto, la prospettiva di fare lo stadio, un bel centro sportivo, ha tutto per essere una società che ha un grande futuro. Quindi resettare il negativo non lo so se sarà facile, devono essere bravi anche i componenti della società, il nuovo mister e tutto il resto a riportare questo, ma sicuramente lo avranno, e poi ripartirsi e riabbracciarsi e dire, ragazzi, ormai la bischerata si è fatta, e mettiamoci alle spalle, fra 5 o 6 anni si dirà, ma vi ricordate la bischerata si è fatta l'anno lì? Perché altrimenti, vi ripeto, è una cosa che poi va a discapito di tutti, dei tifosi stessi, dei giornalisti, del presidente, dell'allenatore e dei ragazzi. Quindi questo è più un augurio che ho dentro di me e una speranza dentro di me. Poi ognuno può tirare le sue considerazioni, può anche dire no, basta, io non li voglio più bene al mio figlio, e farà quello che crede. Però io dico, ragazzi, troviamo il punto, perché questo è il punto di partenza per il futuro dell'Empoli, perché l'Empoli ha un futuro importante. Prego. Se fosse arrivata la salvezza, saremmo qui oggi a dirci... Con più forza. Con più forza... Sicuramente con la salvezza sarei andato via anche molto più col sorriso sulle labbra. Con la salvezza non sarei venuto neanche col pensiero che il presidente mi potesse non vincere. Con la salvezza sarei aver lasciato. Ma perché io penso anche poi, quando sei al vertice, io ho fatto tanti anni responsabile del settore giovanile. Ho fatto, insomma, la storia qui mia, magari la gente non si è neanche resa conto, ma è una storia di 20 anni, 25 anni. Quindi ci ho passato tanto tempo, molto più tempo qui che a casa mia. Però quando sei al vertice, quando ti devi prendere le responsabilità, quando comunque sia sei bene o male un punto di riferimento, anche i rapporti interpersonali, poi nelle scelte, nelle cose, negli scontri, ci sono delle cose che non tornano, bene o male è più facile mettere a repentaglio, perché quando sei dietro, comunque sia, sì, è vero, puoi dire la tua, ma non ti pigli le responsabilità, il rapporto è più facile vada alla lunga, no? E quindi io mi ero reso conto che qui forse il tempo per me era finito, nel senso, ti ripeto, se devo dirti l'unica cosa, Davide, dove se mi guardo e mi rendo conto che ho pensato di poter mandare avanti, ma non era più come prima, era l'anno scorso, perché l'anno scorso avevo fatto una salvezza straordinaria, venivamo da un'annata incredibile, dopo Sarri e tutto il resto, era... A livello professionale, se uno ragiona con molta calma, era più intelligente mollare l'anno scorso, perché comunque sia, anche in un mercato, che comunque sia, io sto lavoro lo devo fare, non è che posso, non so fare altro, so fare poco anche questo, ma altri lavori penso di essere proprio veramente in difficoltà. Andarci una gran bella salvezza per il secondo anno di fila, invece una retrocessione era meglio, però... Tante volte mi faccio prendere anche da altre cose, c'è questo sogno di fare il record, questa cosa di voler... Non ho voluto neanche vedere quello che era più giusto vedere, e quindi è stato forse l'errore più grosso che ho fatto. Però sarei andato via anche se si fosse salvato, forse con più entusiasmo, con più sorriso, con più gioia, con più soddisfazione, ma lì era ancora più sicuro, questo è fuori di dubbio. Dal punto di vista umano, tuo personale, invece, che botta è, dopo tutti questi anni, vari ruoli, lasciare Empoli, che è come una seconda casa? No, una botta, è una cosa bellissima, cioè ti ripeto, io... È una botta perché siamo retrocessi, e come siamo retrocessi, è una botta grossa, perché poi sta metabolizzando giorno dopo giorno. Io penso di non aver più aperto un giornale, non aver visto più una trasmissione, non aver neanche...
per caso pensato se qualcuno parlava mi poteva dare talmente fastidio, quindi ho cercato anche di nascondere, ma che tanto poi non ti può nascondere, quindi va presa più visione della realtà. Emotivamente tanto, ma su quello sono sereno, perché ti ripeto, è stata una storia talmente lunga, talmente bella, che voglio dire, io la guardo da un altro punto di vista, è stata una storia bellissima e quindi quasi irripetibile, perché poi nel calcio storie di 20-25 anni non ce ne sono, quindi questo è anche un fatto fisiologico, e che poi dovesse finire Eurovision, quindi provo solo un'emozione positiva, ti ripeto, nei confronti di quella tanta gente che, credetemi, qui ce n'è tanta, che non appare, ma una qualità di persona, qualità di lavoro straordinaria, perché se l'Empoli è questo è perché c'ha perlomeno 100 persone che ci lavorano dietro, e che io tutte le mattine magari venivo qui, c'era abituato a salutarle, a pigliarci il caffè, ecco, quello mi manca professionalmente, fa parte della vita, spero di trovare altre emozioni da altre parti, come l'Empoli deve provare, quello non provo, è un fatto normale, e forse è meno normale che uno ci stia a 25 anni, il vero cosa brutta, e non riesco a non che ho, è che lasciare dopo una successione così, onestamente, non era quello che mi ero sognato, mi ero più sognato fare una bella conferenza stampa, una bella bottiglia di champagne, che si era fatto un record storico, e quello era veramente il mio sogno, però ho sognato un po' da solo. Al di là poi delle scelte societarie, ti verrà magari a gusto a rifiumare quello che è stato un tuo collaboratore negli ultimi anni, cioè Traccardi. Scusa. Come lo vedi, visto anche il lungo lavoro che il Presidente ha preannunciato, si andava a fare tanti cambiamenti, hanno appena iniziato, come vedi il lavoro di Pietro, visto insomma c'è la data, ma io hai cresciuto tra virgolette. Ma Pietro l'ho scelto io, l'ho preso io, l'ho tenuto con me, quindi è un ragazzo giovane. Io penso, e di questo sono convinto, che comunque sia l'esperienza sia importante nella vita. Perché è così, perché è un dato di fatto, e quindi secondo me lui ha tutte le qualità per poterlo fare. Non so se il presidente, perché nella parlata che ho fatto, mi aveva fatto anche percepire che avrebbe messo un'altra figura, continuando con Pietro, ma anche un'altra figura. Quindi, ma io non ho più telefonato a nessuno e non telefonerò più a nessuno, sono a disposizione del presidente, ti ripeto, perché se ha bisogno di qualsiasi cosa ci mancherebbe altro, ma non voglio neanche minimamente entrare in quelle sole problematiche dell'Empoli, se no possa sembrare uno che entra per voler ancora fare. A me non piace quando uno va via, a volte si sente, no? Quello non c'è più, ma tanto comanda sempre quello. Assolutamente, la gente deve trasmettere, per trasmetterci ci deve mettere la faccia. Pietro ha qualità, il presidente sicuramente ha un'esperienza importante, ha saputo scegliere, una delle qualità di Fabrizio più importanti secondo me è quella che ha saputo sempre scegliere le persone, perché dopo l'era Lucchese ci fu l'era Vitale, insomma ha sempre saputo scegliere le persone, quindi su questo è molto bravo, sicuramente ha le idee, secondo me ha le idee molto chiare, avrete solo bisogno di aspettare tempo, ma penso che questa settimana sarà una settimana importante, deve prendere un allenatore che dia un'emozione, un dirigente, poi c'è Pietro, c'è il presidente. Io per l'Empoli penso ci sia un futuro importante, ripeto, lo dico e lo ripeto, non bisogna sottovalutare la ferita che c'è stata, perché questa è una ferita che va rimarginata. Questo è il mio pensiero, poi possono fare anche finta di niente, possono fare quello che vogliono, non ci mancherebbe altro. Però il vero errore quest'anno è stato fatto che a un certo punto c'è stato un distacco fra noi e la gente e tutto il resto, e non siamo stati bravi a trovare la chiave giusta per far sì che questa cosa non aumentasse di domenica in domenica. Si è pensato che salvandosi poi si cancellava tutto, e invece è una dimostrazione ancora che purtroppo non è così. Se non siamo tutti insieme, tutti uniti, per una società piccola come la nostra è ancora più dura. Quindi io penso che abbia le idee chiare, sicuramente su quello Fabrizio è sempre stato molto bravo a scegliere le persone. Però senti, allo stesso accadio o all'eventuale figura che verrà anche a fare il DG in affiancamento a Pietro, che consiglio ti senti di dargli e cosa lasci come passaggio del testimone, anche in memoria di questa stagione particolare che ha creato questa ferita che è ancora aperta? Io il consiglio che do non è che è di essere se stesso. Chi viene qui deve essere se stesso, e se ha un'idea deve lottare per l'idea che ha. Non farsi condizionare da niente, da nessuno, cercare di trasmettere a tutti che l'idea che uno ha in testa è l'idea vincente. Io il vero rammario di quest'anno è che non sono riuscito a trasmettere a tutti quello che era, ti ho detto, la mia idea, il mio modo di far calcio. Io
perché poi è vero, qui si è fatto 20 minuti e giustamente, giustamente si sta parlando della cosa più importante, di questo finale tremendo, ma prima di questo finale c'è stato anche perlomeno 4 anni e mezzo di emozioni straordinarie, partendo dal nulla, perché poi, ma se no, vedi, non lo dico perché sennò sembra uno voglia decantare quello che ha fatto, no? Ma non è, ma io voglio per arrivare a quello che devi. Noi si è fatto cose straordinarie quando abbiamo combattuto per un'idea bella, per un'idea bella anche quando i risultati non c'erano, perché noi siamo partiti, sì è vero, abbiamo fatto i risultati, ma siamo partiti con grandi difficoltà economiche, con grandi difficoltà tecniche, con grandi difficoltà, ma dentro, se venivi allo stadio, se venivi nello spogliatoio, anche nei momenti più brutti, prima di Lanciano, che poi è stata la partita che per me è stata la partita più importante in assoluto di questa storia recente nostra, la percezione di farcela io non ce l'avevo dentro, non avevo assolutamente nessun dubbio che noi un po' di casino si sarebbe fatto. Poi se questo casino era poi arrivare alle finali, poi vincere il campionato dopo, insomma, ora mi sembrava anche un casino un po' troppo grosso in quel momento lì, nel senso, non lo so, però io la percezione che qualche cosa si sarebbe fatto ce l'avevo. Quest'anno, anche quando mi sono reso conto, forse ho fatto meno casino di quello che dovevo fare. E quello, quindi a chi viene dico che combatta, e se ha delle idee che vede che non funzionano, tiri qualche bella gomitata e letichi più volentieri che subire. Senti, scusa, qui mi sembra si stia girando un po' intorno dall'inizio, una cosa. Questo è il primo anno in cui la scelta dell'allenatore non era sua. Ha influito questo sul tuo comportamento, sull'andamento dell'anno? No, guarda Davide, vedi, sarebbe facile io venissi qui e ti dicessi ma sono discorsi. È un aggravante per me questa. Cioè, se te dici una cosa, aggrava ancora di più la mia posizione, per come sono fatto io. Perché se io accetto, comunque sia, al di là che Giovanni Martuscello è l'ultimo responsabile di questa situazione, perché Giovanni ha delle qualità, si è sottovalutato anche delle problematiche forse emotive che Giovanni poteva avere, perché la prima esperienza, perché è empolese, perché comunque aveva talmente tanta pressione addosso che forse è sottovalutato, ma anche se l'idea non fosse stata mia e io una volta l'accetto, è troppo facile dire l'avevo detto o roba del genere, è ancora più grave la cosa. Quindi non pensare con questa domanda, io lo dico, va bene, allora Giovanni l'ha scelto più il presidente, no, Giovanni è una scelta anche mia, che io ho difeso, qualcuno mi ha preso anche in giro quando ho detto noi avevamo il fuoriclasse in panchina, ma io i miei allenatori, quando li sposo, li difendo fino alla morte, a fondo con loro, ma non li lascio mai, perché poi la responsabilità me la devo prendere io, è troppo facile dare la responsabilità agli altri. Quindi questo discorso che fa te, Davide, non c'è. La scelta quando si fa, se si sposa si sposa, poi può venire da uno, può venire da un altro, non c'entra niente. Io ti ripeto, se ho un rammarico, penso che a Maurizio Sarri l'ho aiutato, a Marco Giampaolo l'ho aiutato, a Giovanni sono stato meno bravo a aiutarlo, perché se poi in fondo la squadra era quella, forse sono stato meno bravo che con gli altri due a tirargli fuori il meglio di quello che poteva avere. Questa è la mia responsabilità più grossa. Quindi se una volta uno sceglie e si parte e accetta, chi l'ha scelto non conta niente, perché se no è troppo facile. Il famoso l'avevo detto è una cosa da poveri, per chi ha delle responsabilità. Se lo può permettere il tifoso, perché il tifoso giustamente dice io per me questa squadra non ci arriva, ma chi ha responsabilità? E non gli torna una cosa, o va via e dice questo non l'accetto perché non rientra nei piani, o va via, o se la sposa ha ancora più responsabilità. Se non l'accettava, andrei via. Se non fosse una cosa giusta, io me sarei andato. Quindi la responsabilità è mia. No, perché non voglio girare intorno a questo. Poi ti dici, sei stato bravo con Giovanni a aiutarlo come gli altri? Secondo me no. Perché Giovanni forse aveva più bisogno degli altri, ma perché era il primo anno, ma perché è normale sia, perché comunque sia lui è empolese, vive a Empoli, e una sconfitta secondo me la metabolizzava peggio di uno, e comunque sia fa un lavoro, però è questo, e quindi, perché io Giovanni li vedo tante qualità, è un allenatore che ha qualità, e da quest'anno sono convinto che se lui è bravo e saprà prendere tutto quello che è stato il negativo e quello dove può aver sbagliato, perché tutti si è sbagliato e anche lui deve sapere che ha sbagliato qualcosa, non si deve nascondere, può ancora migliorare molto. Quindi dalle cose negative bisogna essere bravi
in modo assoluto. Io personalmente faccio così, di guardarsi allo specchio e di dire: ho fatto tanti errori quest'anno, una cosa è certa, posso sbagliare, ma questi errori, quando avrò la possibilità di lavorare, se l'avrò, perché se non è una cosa che mi, anche difficile, ma che mi emoziona, starò fermo un anno sicuramente, e la percentuale stia fermo mi sembra molto alta, perché ho fatto una scelta senza assolutamente, anche questa ci tengo a dirlo, perché sai, quando uno lascia e c'è un'altra squadra, è un modo di lasciare da eroe del cavolo. Io effettivamente la squadra non ce l'ho, e quindi, come non l'avevo l'anno scorso, anzi forse l'anno scorso qualche mezzo discorso l'avevo anche fatto, cioè era più facile intravedere qualcosa l'anno scorso. Quindi è così, bisogna saperlo accettare, ma io non mi posso levare le responsabilità mandandole sugli altri, sarebbe un errore. Se così fosse, la responsabilità è maggiore. Senti, hai parlato di Lanciano, l'ultimo quinquennio, quando tu sei insomma direttore sportivo con l'IG, nasce sulle scene del playout con il Vicenza, quello era un tipo di Empoli. Che Empoli lascia? Perché l'Empoli è cambiato molto in questi 5 anni. Ma non era solo quello, ragazzi, noi quando siamo partiti l'anno lì, cioè, perché non c'era solo quello, c'era un problema, ma non lo dico perché, ma c'era un problema economico grossissimo, c'era una situazione a livello economico quasi vicina al tracollo, ma perché purtroppo avevamo fatto 5 anni di B sopra le nostre possibilità e ci portavamo, io mi ricordo l'anno lì che con Stefano si prendeva il nostro trenino in seconda classe in fondo e si andava a vendere ragazzi del settore giovanile, io mi ricordo le polemiche di Rugani perché si è venduto a meno la metà, ma noi veramente dovevamo trovare i 100-200 mila euro per potersi iscrivere, per poter mantenere, per poter fare, quindi siamo partiti veramente, ma c'era talmente tanta voglia di ribaltare e anche il terreno fertile per farlo, perché quella paura avevamo avuto tutti, i tifosi compresi, di quello spareggio aveva messo tutti in condizione di dire: va bene, si è avuto talmente tanta paura, e comunque noi siamo partiti con umiltà e secondo me si è trasmesso quella voglia di rinascita, in qualche modo ci sarebbe fatto, e forse la squadra in campo, anche se perdeva, perché poi le prime 9 partite le abbiamo perse, faceva vedere un qualcosina, in quel qualcosina la gente si aggrappava, perché poi l'allenatore, tutti percepivano che un po' di talento ce l'aveva la squadra. Quest'anno no, questa cosa non c'è stata, perché anche quando siamo stati a 11 punti dalla salvezza non ho mai vissuto allo stadio, non ho mai vissuto momenti di emozione forte, e questo è uno dei motivi da cui secondo me la società deve partire, deve analizzare, deve comprendere e deve ripartire da lì, da capire perché è successo questo, senza dare colpa ai Cocchi, ai Biuzzi, ai tifoso, se no si ritorna a dire, si esce fuori, siamo, cioè, si deve fare cazzotti, facciamo cazzotti, ma poi si deve diventare più amici di prima, troviamo una soluzione. Ma io ve lo dico, ti ripeto, se no sembra che io domattina sia via, cioè, tanto ora smetto e quindi non ci sarò più, ma siccome ci sento, se non si trova la soluzione, di dire qual è la soluzione, si trova per la strada e si fa a cazzotti una giornata, facciamo a cazzotti una giornata. Io conosco tante persone, ci ho letiato anche da ragazzo, e dopo ci siamo guardati, ci siamo messi a ridere, ci siamo abbracciati e siamo diventati più forti di prima. Non lo so qual è la strada, oppure io ci avrei la mia, ma non conta più niente, ora la mia è l'ultima dei problemi. Va trovato la strada di dire basta, dire te l'avevo detto, ha visto l'anno scorso, sì, però lì quella volta non sei venuto sotto la curva, abbiamo fatto tanti di quegli errori che bisogna dire, o si cancellano o si resettano o si riabbraccia il figliolo o si butta fuori di casa. C'è anche gente che butta il figliolo fuori di casa, eh? Io la trovo faticosa per me pensare di buttare il mio figliolo fuori di casa, perché solamente il pensiero mi fa star male. Poi quando l'ho lì gli darei uno schiaffo e magari glielo posso anche dare, ma dopo devo trovare il verso di trovare, se no ci sono anche tante persone che stanno, io conosco una marea di persone, di babbo e figlio che non si parlano, non penso sia la vita che uno se vuole bene, e questa è una di quelle cose, al di là dell'allenatore, al di là del direttore, al di là di tutto quello che è l'aspetto tecnico, che tanto poi una squadra qui la fanno, perché fortunatamente i problemi economici non ci sono, anzi si può fare anche qualcosa di bellino, perché se può programmare in 2 anni, qui c'è 2 anni di solidità, tranquillo, abbiamo fatto delle operazioni di mercato dove quest'anno arriverà una cifra importante, un altro anno c'è già una cifra sicura che entra, quindi l'Empoli ha un futuro tecnicamente e economicamente solido, ma va cercato in tutti i modi di far risargire questa ferita. Io lo ribadisco,
ma chi viene qui deve sapere che questa c'è, e quindi la prima cosa da fare è questa. Qual è la strada? Lo farà il presidente e chi verrà.